Camilla ha scherzato con Kerry Johnson sulla sua gravidanza al Shameless Festival, una descrizione sull'evento sul sito web di Wow recita, unisciti a noi al primo Shameless Festival, un evento di una giornata che riunisce attivismo e arte per confrontarsi e cambiare gli atteggiamenti nei confronti della violenza sessuale, condividere idee e immaginare un mondo libero dallo stupro. Creato in collaborazione dal progetto Shame di Birkbeck e Wow Women of the World, Shameless conterrà interventi di relatori di alto profilo, sopravvissuti, ricercatori e professionisti medici. Oltre a esibizioni di incredibili artisti, poeti e musicisti, oltre a laboratori interattivi, cliniche how-to e spazi benessere tutti accessibili con il tuo biglietto giornaliero. Ma il reale ha usato il suo incontro con l'attivista politico per fare una beffa sulla gravidanza della signora Johnson. Rebecca English, Royal Editor del Daily Mail, ha spiegato cosa è successo nello scambio tra i due su Twitter. La signora English ha twittato, Camilla ha poi guardato e fatto un gesto verso il pancione della signora Johnson incinta e ha detto, come sta andando? La signora Johnson ha riso, ma la sua risposta non è stata ascoltata. Camilla, 74 anni, ha dedicato del tempo all'evento per rendere omaggio alle donne le cui vite sono state brutalmente interrotte. Ha detto, ognuna di queste donne ha sopportato un tormento inimmaginabile e i loro cari che sono rimasti indietro continuano a soffrire sulla scia della loro morte. Il 30 settembre, la madre di Sarah Everard si è presentata davanti all'assassino di sua figlia per fare la sua bruciante dichiarazione d'impatto sulla vittima. Punto punto. La duchessa di Cornovaglia ha poi citato la dichiarazione resa in tribunale dalla madre di Sarah Everard, il 74enne ha continuato, so che tutti voi qui oggi unitevi a me nel rendere omaggio a tutte queste preziose vite che sono state brutalmente interrotte e nel rinnovare il nostro impegno a fare tutto il possibile per porre fine alla violenza contro le donne. Camilla ha proseguito, insieme, oggi, decidiamo di sostenere i sopravvissuti ad essere svergognati e a non assumere sentimenti di stigmatizzazione fuori luogo. Parlando delle nostre esperienze, rompiamo il muro del silenzio che consente ai colpevoli di rimanere impuniti e aumenta la sensazione di isolamento che descrivono così tanti sopravvissuti.